Ogni volta che un uomo mi ha molestato, non lo fermavo. Non ero in grado di difendermi né di protestare decisamente. Ma la mia voce sembrava sempre più ridursi e il mio corpo si afflosciava. Peggio ancora, a volte mi ritrovavo a sorridere, sperando che, assecondando i suoi comportamenti, nell'immediato avrei potuto pensare ad una soluzione per uscire dalla situazione. Durante la mia adolescenza e giovinezza ho creduto che la mia incapacità di dire no fosse una mia mancanza. D'altronde, se avessi davvero voluto che si fermasse, non avrei trovato un modo? Questa è la testimonianza di Rebecca Hayes, una psicologa americana che si è occupata molto di vittime di abusi sessuali e che a sua volta è stata più volte vittima di abusi sessuali. Tutte le donne, se interrogate in un contesto sicuro, affermano che trovandosi vittima di un molestatore, la cosa da fare è quella di affermare in modo deciso il proprio dissenso, protestare decisamente, difendersi e scappare. Ma quello che purtroppo molte donne vittime di violenza sessuale constatano ricalca in molti aspetti il comportamento descritto da Rebecca Hayes. Le donne vittime di abusi sessuali non si capacitano della discordanza che si viene a creare tra i propri atteggiamenti, le proprie idee da una parte e i comportamenti di fatto tenuti dall'altra. Anche l'evidenza scientifica supporta tale dato. In uno studio svedese che ha esaminato lo stato psicofisico di vittime di violenza sessuale che sono state visitate in pronto soccorso poco tempo dopo aver subito violenza, condotto da Moller e altri autori nel 2017, in descrizione e nel testo di questo video ti lascerò il link di questo articolo, è emerso che il 70% delle vittime di aggressioni sessuali ha riportato un'immobilità tonica significativa. Questo è il termine scientifico, detto anche tanatosi. In seguito ti spiegherò di cosa si tratta. Non stupisce che molte sopravvissute all'aggressione sessuale possano sentirsi in colpa perché convinte di non aver protetto se stesse dai loro aggressori. Per capire il perché molte donne vittime di aggressioni si immobilizzano e sorridono ai loro aggressori, bisogna fare alcune considerazioni di natura biologica evoluzionistica. Devi sapere che il nostro comportamento è regolato da alcune funzioni neurologiche di natura involontaria. In situazioni di estremo pericolo, prevalgono degli schemi neurologici comportamentali involontari. Steven Porges, accademico, psichiatra e neuroscienziato americano, ha formulato un'innovativa teoria sul funzionamento nervoso autonomo, chiamata teoria polivagale. Una teoria che appunto enfatizza l'importanza dei nessi tra stati fisiologici e la regolazione del comportamento. Porge ci informa che esistono dei processi percettivi al di sotto del livello di coscienza e consapevolezza con cui valutiamo il livello di pericolosità del nostro ambiente. Da una varietà di indizi, i nostri circuiti neurali valutano quanto è sicura la situazione che stiamo vivendo, innescando dei cambiamenti nel nostro stato autonomico, ovvero l'insieme delle funzioni involontarie che vengono attivate per far fronte alle situazioni e agli stimoli ambientali. All'interno della teoria polivagale sono stati postulati tre meccanismi per portare il sistema nervoso autonomo in tre stati sovraordinati, ovvero sicurezza, pericolo e minaccia di vita senza possibilità di difesa o fuga. Quando il sistema si setta nello stato di sicurezza, riduce l'attività delle difese, ci fa sentire calmi, interagiamo amichevolmente, amorevolmente con le persone, con l'ambiente circostante, ci sentiamo bene. Quando la valutazione del livello di pericolo aumenta, i sistemi di difesa assumono la priorità. In risposta al pericolo, il ramo del nostro sistema nervoso che presiede all'attivazione incrementa il reclutamento di risorse metaboliche per supportare le funzioni motorie per i comportamenti di attacco-fuga. Per capirci, tutti quegli stati fisiologici associati alle emozioni di rabbia o paura,
il battito cardiaco accelerato, la frequenza respiratoria accelerata, l'afflusso di sangue ai grandi muscoli delle gambe e delle braccia. Siamo quindi nella condizione migliore per fuggire o difenderci aggressivamente. Ma se i nostri circuiti neurali valutano che siamo impossibilitati a fuggire e a difenderci, il nostro sistema nervoso si setta sulla terza possibilità, ovvero quella dell'immobilizzazione, in inglese freezing, congelamento. Tra parentesi, ovviamente questi sistemi di valutazione autonomica, come quelli consci, sono vulnerabili in termini di affidabilità, nel senso che può essere valutata sicurezza dove vi è rischio e può essere rilevato un rischio dove non c'è pericolo. Quindi, nel mondo animale in generale, per situazioni in cui il sistema nervoso valuta un pericolo estremo per la sopravvivenza e la concomitante impossibilità di uscirne fuori tramite la fuga o il comportamento difensivo, viene elicitata una particolarissima risposta che è caratterizzata dall'immobilizzazione, dallo spegnimento, dallo svenimento e, qualora l'animale in questione sia un essere umano, dalla dissociazione psicologica. Spesso nei racconti di persone vittime di violenza, ma anche i sopravvissuti a incidenti automobilistici o catastrofi naturali, viene descritto uno stato di dissociazione, come se si stesse assistendo al dramma da una posizione esterna, come se si fosse degli spettatori, come se stesse accadendo ad un'altra persona. È facilmente intuibile la funzione protettiva della dissociazione. È la mente che difende se stessa da qualcosa che è difficilmente sostenibile. Nell'ambito del comportamento animale, fingersi morti è una tattica di sopravvivenza quando gli animali vengono gravemente stressati. Con tale strategia la preda dissuade il predatore. Molti animali infatti non mangiano cadaveri la cui carne potrebbe essere putrefatta e risultare velenosa. Conoscerai sicuramente l'esempio più noto di tanatosi tra i mammiferi, l'opossum. Questa risposta fa parte anche del repertorio umano. È una risposta fisiologica involontaria, riflessiva, suscitata in situazioni di grande paura. In altre parole, indipendentemente da ciò che pensiamo sia giusto fare a livello teorico o cosciente, in una data situazione di estrema pericolosità, questa particolarissima risposta prende il sopravvento e non c'è niente da fare. Sarebbe come cercare di non battere ciglio se qualcuno ci lanciasse della sabbia in faccia. I nostri corpi hanno sviluppato un meccanismo di difesa automatico che ha alle spalle migliaia e migliaia di anni di successi in termini di sopravvivenza. Tale meccanismo è quello di congelarsi. Ai dati neurologici si affiancano delle considerazioni di tipo evoluzionistico. Le donne sono ancestralmente il genere fisicamente più debole e più lento. All'interno di gruppi umani primitivi, qualora una donna fosse stata vittima della violenza di un maschio, avrebbe avuto poche possibilità di fuggire o di difendersi. Qualora l'avesse fatto, le probabilità di riportare gravi ferite o di morire sarebbero aumentate. È verosimile quindi che si sia sviluppata una sorta di dismorfismo comportamentale legato al genere, che è di tipo ereditario, che si tramanda lungo le generazioni, in prevalenza nelle femmine. In altre parole, è ipotizzabile quindi che esista uno schema comportamentale prioritariamente femminile che renda più probabili comportamenti di sottomissione qualora si verifichi una grave condizione di violenza estrema. Anche se è evidente che i comportamenti di sottomissione si verificano sia nelle femmine che negli uomini, qualora venga valutata comunque una grande disparità di forze. Anche i dati di etologia comparata vanno in questa direzione. Quando i nostri cugini primati più vicini, i bonobo e gli scimpanzé, hanno paura o sono nervosi a causa del comportamento aggressivo di un loro simile, scoprono i denti in un modo che assomiglia notevolmente al nostro sorriso. È un gesto di sottomissione usato più spesso dai membri di basso rango per placare gli aggressori e proteggersi dalla loro violenza. È importante capire che nelle situazioni di grande pericolo la gamma di comportamenti volontari a nostra disposizione
risulta fortemente ridotta. Il corpo è cambiato, è diverso. Il nostro corpo in questo momento supporta comportamenti autoprotettivi passivi. Le persone traumatizzate o vittime di violenza hanno bisogno di comprendere che la cosa importante era sopravvivere in quel momento. E dice Porges, ora hanno bisogno di trattare se stessi come se fossero delle eroine e degli eroi per aver affrontato ed essere sopravvissuti ad una situazione di così grave pericolo. Indipendentemente da come tu la voglia interpretare, questa invincibile programmazione biologica autodifensiva, o attribuendole un'utilità in quanto in grado di contenere i danni, o come inappropriata, anacronistica, non funzionale, il fatto certo è che tale modalità lascia un segno profondo nella vita delle persone che, loro malgrado, si sono trovate a vivere tale reazione. Le donne che hanno sperimentato in un'aggressione l'immobilità tonica vedono triplicare il rischio di sviluppare un disturbo post-traumatico da stress o una grave depressione. Le donne che hanno sperimentato la risposta involontaria dell'immobilità tonica ritornano in continuazione alla violenza subita, recriminando nei confronti di loro stesse per ogni opportunità che pensano di aver avuto e che non hanno sfruttato per fermare l'aggressore. Tutto ciò che vedono è loro stesse paralizzate dalla paura, incapaci di dire no, di reagire e potrebbero persino rivedersi con sgomento e senso di colpa sorridere. Queste reiterazioni possono causare veramente tanti danni emotivi. Sono donne che, nonostante da un punto di vista razionale siano consapevoli di essersi trovate in uno stato di impotenza e di non aver avuto alternative, al tempo stesso trovano ancora il modo di incolpare loro stesse. Ancora peggio, a causa della nostra ironica biologia, più esposizione abbiamo avuto a questi traumi, gestiti con la risposta di congelamento, più probabile sarà l'eventualità di reagire con la stessa risposta la volta che si verificherà qualcosa di simile. I nostri cervelli registrano la nostra sopravvivenza all'ultimo attacco come un successo e sono quindi ulteriormente incentivati ad utilizzare questa strategia in futuro. Questa è una lotta da cui le donne vittime di violenza sessuale fanno veramente fatica a districarsi. Il problema è complesso e particolare per ogni persona, ma sicuramente il primo passo da fare è smettere di incolparsi per non aver reagito. In modo costante pubblico video e articoli su tematiche psicologiche come quello che hai appena visto. Se l'hai trovato interessante, sappi che hai gradito un tuo apprezzamento con un like o con un commento. Per essere velocemente aggiornato sulle mie ultime uscite, puoi iscriverti al mio canale YouTube attivando la campanella delle notifiche o cliccando mi piace sulla mia pagina Facebook. E se vuoi, puoi entrare in contatto con me visitando il mio sito personale. Al prossimo video, ciao!